ancora occupato. Ah, è lei, assessore? No, no, aspettavo la sua telefonata. Faccio la donna quando non voglio essere disturbato. Oh, certo, le donne sono in cutere soggezione al telefono. Mi dica. Ah, sono io che devo dire, già. Senta, a proposito dello spettacolo di stasera, io farei qualcosa. Ah, sì, certo, vorrei esibirmi. Oddio, non l'ho mai fatto, ma è un'occasione buona questa. Già, il medico artista, è cosa nota. Ma non so, io suono, canto, pianoforte. Ho ripreso qui ad esercitarmi nell'ex padiglione A. Com'è? Agitati. Ma sì, io sono calmo. E tutta la rovescia qui è il tempo di lavoro e tempo libero. Beh, anche cantare, opere soprattutto, canzonette, anche secondo. Comunque l'incontro è importante. Gli ex ricoverati, le famiglie, eh? Poi gli abitanti del quartiere. No, non do troppa importanza alla cosa, ma... Ma gli ex ricoverati, vedermi sul palcoscenico, apposta per farli divertire, darà l'idea che qualcosa sia cambiato. E già, nello spirito della riforma, appunto. No, non si dice più manicomio. Non saprei come. Ecco, suggerirei ex manicomio. Questo non vuol dire che non lo sia più, ci siamo rimasti noi. A parte gli scherzi, adesso vedo di organizzarmi. Cercherò, proverò. No, non metta il mio nome sul manifesto, deve essere una sorpresa. Circoscrizione 16ª, assessorato alla cultura del comune, Palazzo Rastrelli, ex manicomio. Vedi, si può chiamare solo così, eh? Festa di quartiere, con la partecipazione dei medici e degli ex ricoverati, numeri d'arte varia, caccia tesoro, dibattiti, cittadina 16ª intervenite. Boh, va bene così. Assolutamente generico. Boh, non si capisce se gli ex ricoverati staranno in palcoscenico o tra il pubblico. Oh, può succedere di tutto. No, stia tranquillo e tranquillizzi tutti, assessore. L'incontro sarà importante, ma non diamogli troppa importanza. Sì, improvvisamente esco. Sì. Grazie allora, eh. Beh, speriamo che qualcuno si diverta. Allora, la ringrazio, assessore, la ringrazio. Anzi, le dico di venire qui stasera, eh. Vuole che la saluti con voce da donna. Guardi che il mio primo spettatore sarà lei. Cerchi di essere generoso. Da parte del professor Adami, un cordiale saluto all'assessore. Arrivederla. Eccoli qua i tuoi amori, Pirandello e Svevo. Hai imparato a pensare con essi. Quale dei due? Pirandello o Svevo? Svevo. Bisogna sapere che io passavo il mio tempo gettato sul sofà, di faccia alla finestra del mio studio, donde vedevo un pezzo di mare ed orizzonte. Ora, una sera dal tramonto colorito nel cielo frastagliato di nubi, mi indugiai lungamente ad ammirare su un lembo limpido un colore magnifico, verde, puro e mite. Nel cielo c'era anche molto colore rosso, gettato sul margine delle nubi a ponente, ma era un rosso ancora pallido, sbiaccato dai diretti, bianchi raggi del sole. Abbacinato, dopo un certo intervallo di tempo, chiusi gli occhi e si vide che al verde era stata rivolta la mia attenzione e il mio affetto, perché sulla mia retina si produsse il suo colore complementare, un rosso smagliante che non aveva nulla da fare col rosso luminoso ma pallido nel cielo. Guardai, accarezzai quel colore fabbricato da me. La grande sorpresa la ebbi quando una volta aperti gli occhi vidi quel rosso fiammeggiante invadere tutto il cielo e coprire anche il verde smeraldo che per lungo tempo non ritrovai più. Ma io dunque avevo scoperto il modo di tingere la natura. L'idea è semplice, faccio una lotteria! Attenzione, si estraggono i numeri, non più di 10.
I numeri corrispondono ai cognomi dei degenti registrati in archivio. Si estrae il numero e salta fuori il cognome. Riepilogando, l'archivio dà i numeri e tu fai i numeri di varie. Fai la prova. 1930, Stangulingo Freddo. C'è un oltre in tutto. Voi non volete o non sapete vederlo. Ma appena quest'oltre baleni negli occhi di un ozioso come me che si mette a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi irritate e vi turbate. È un brano dai quaderni di Serafino Gubbio, operatore di Pirandello. Bene, sembra scritto per Stangulin. Guardo per via le donne! Come vestono! Come camminano! I capelli che portano in capo! E gli uomini, le arie che hanno e che si danno! Ne ascolto i discorsi, i propositi. E in certi momenti mi pare così impossibile credere che sia realtà quello che mi vedo intorno e non potendo d'altra parte credere che tutti facciano sempre per il scherzo. Io mi domando se veramente tutto questo fragoroso e vertiginoso meccanismo della vita che di giorno in giorno si complica e si accelera abbia ridotto l'umanità in un tale stato di follia che tra poco prorromperà frenetica a sconvolgere e a distruggere tutto. Sarebbe forse in fin di conti tanto di guadagnato. Non per altro, badiamo, ma per fare una volta tanto punta e da capo. Qua da noi non siamo ancora arrivati ad assistere allo spettacolo che dicono frequente in America di uomini che a mezzo di una qualche faccenda, nel tumulto della vita, traboccano giù fulminati. Ma forse, a Dio piacendo, ci arriveremo presto. So che tante cose si preparano. Si lavora! Si lavora! Stangulin è quasi a posto. L'altro adesso. 1962, Laganà, Rocco. Per lui un brano della coscienza di Zeno. Che arrivi fino in Sicilia. La vita attuale è inquadrata alle radici. L'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie e ha inquinato l'aria, ha occupato il libero spazio. Può venire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. È una minaccia del genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco. E qui fumo, 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 fumo. Thank you.
Cerca un costume di forza, Adami, nel parco della rimembranza, re di Puglia, degli agitati. Per il buio e per la luce, in teatro si va vestiti bene. Vestito così sei pronto alla cerimonia di archivio. Hai una gran voglia di guardarti allo specchio, eh? Qui non ce n'è. Meglio, l'appagamento della vanità ti bloccherebbe davanti allo specchio nel quale vedresti te stesso con il frac, senza nessuna fantasia. Devi pensare intensamente l'immagine che proietterai a distanza. Ho il frac. Ho il... aiuta a diventare grandi. Il frac va scritto, detto e indossato maiuscolo. Il palcoscenico ti mette davanti una lente d'ingrandimento. Se la lente è buona, ti ingrandisce a quarti, come la luna. Come la luna di Ariosto, che contiene tutti i cervelli in ebollizione. Il frac è nero su bianco. Il certo, l'inconfutabile. In frac doveva presentarsi Colombo all'università di Salamanca. Perché non sono tenuto? Perché non sono un tenore? Di quella piro l'orrendo fuoco, tutte le fibre marse avampo. Tempi spegnetelo, andio tra poco. Col sangue nostro la spegnerà. No, il timbro non è quello giusto. Sei baritono, adatto a cantare le inquietudini del cornuto. Chi è? Io sono Adami. Come ha fatto a pescarmi? Ma mi faccia il piacere! E chi urla? Agli agitati urlo. Ma non ce ne sono più! Al padiglione sono solo, andiamo! Anziché io sgrido uno che suona male il pianoforte. Questo si sente. No, no, non si preoccupi. Ma i colleghi sono preoccupati. Incuriositi. Va bene, si vede che mi spiano. Ma quale lite? Non litigavo con nessuno, ero solo lì. Ma si sentiva così tanto? Va bene, basta. Non ho in cura un pianista e non mi passi altre telefonate, eh? Se no io rispondo! No, no, non mi passi il direttore, la prego. Non me lo passi, eh? Non ci sono, non ci sono. Adami! Sì, direttore, mi dica.
Ma chi gliel'ha detto, mi perdoni? Terapia del canto? No, guardi, direttore, non è il momento buono questo, sa. Ma no, il canto non è legato. Sì, direttore, canto io. Avrei tanto preferito essere tenore. Ma no, gliel'ho detto, suono io. Beh, tutto deve essere necessariamente terapia, quello che si fa qui dentro. Pirandello è svevo? Ma non è possibile. Ma no, non faccio il prezioso. Pirandello e svevo non si possono cantare, neanche in terapia. Ah sì, questo certamente, senz'altro. Ma non ho scoperto nulla, direttore, glielo giuro. Ah, li vuole sentire? E chi dei due? Ah, tutti e due. No, no, per carità, vengo io. Ah, ci mancherebbe, senz'altro. Senz'altro, signor direttore. A presto. Chi glielo ha detto a questo? Quello crede che tu stia sperimentando un nuovo tipo di terapia. Che si fa adesso, eh? Ma sì, te la inventi una terapia, Adami. Lo vogliono tutti, non puoi deludere. Forza! Su! Hai bisogno di tutta la tua idiozia. Apriti, vuoto. Ecco, così. Prego, signor direttore. Si accomodi. Caro direttore, chiamerei questo mio studio teoria dell'imitazione come propedeutica alla sovrapposizione mimetica. Essa teoria consiste nello studio del rapporto tra la parola e il gesto, meglio, tra il suono e il disegno nello spazio, che coinvolgono quindi varie espressioni del viso e del corpo. Un tale rapporto si ha da individuare in un momento di attività fisiologica, che so, mangiare, bere, e loro succedanei, poi ridere, piangere, eccetera. L'individuazione di tale rapporto crea un archetipo fonico-gestuale. Questo non significa quasi nulla, però fa pensare. Bene. Andiamo avanti. L'archetipo sopradescritto è senz'altro in prima istanza risultato di un'auto-osservazione archetipica. Si proceda al rapporto fra se stessi e un'altra persona, vivendo lo stesso momento di attività fisiologica. Indi proseguire per adesione, meglio, per sovrapposizione, appunto, mimetica. Il punto focale dell'esperimento è nell'adesione della memoria. Come dipingere un oggetto senza modello, un oggetto che non sia vicino. L'azione fisica del dipingere rende proprio l'oggetto che si dipinge per adesione della memoria, per sovrapposizione, appunto, mimetica. Il dipingere è solo un esempio. Qualsiasi essere umano, anche non artista, può imitare un altro essere umano e farlo proprio. Ossia, impadronirsi del suo ritmo fonico, gestuale. Naturalmente ciò può essere fatto con la sola memoria, senza bisogno che la persona che si imiti sia presente. Ma imitata che sia, codesta persona è fatta propria, suddita. Il senso della terapia, che da questo momento può incominciare, è nel possesso di un altro ritmo di esistenza, quindi di una vita schiava. E su questa scaricare tutte le punizioni di cui sentiamo il bisogno per le innumerevoli trasgressioni il cui ricordo ci mette in angoscia. Parlo naturalmente di quelle più elementari, quelle più profonde affioreranno alla coscienza con il carico, scarico prodotto dal rapporto di imitazione. Basta. Mi sono stufato di parlare con una sedia. Perdersi, distaccarsi. Ecco l'esibizione. Si arruffano velleità di beffa, programmi di vendetta, sogni di grandezza. Basta salire sul palco e tutto si dice.